Buongiorno, in questo video vi parlerò di trucchetti per quanto riguarda il mascara e in particolare per quanto riguarda l'applicazione del mascara. Infatti spesso si pensa che per applicare il mascara basti fare così, giusto due passate. In realtà ci sono tutta una serie di accorgimenti che se seguiti fanno davvero la differenza. Infatti vi farò vedere la differenza tra l'occhio sinistro in cui applicherò il mascara velocemente senza troppa cura e invece l'occhio destro in cui appunto seguirò tutta una serie di step. Quindi adesso vi lascio al video con tutti quanti gli step e tutti quanti i consigli, sperando di esservi utile. Come sempre vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video e di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto. Ok, cominciamo dal primo step, che è quello di piegare le ciglia, che è una cosa fondamentale sia per aprire lo sguardo, quindi sia per rendere le ciglia più belle anche da struccate, sia anche per fornire una buona base per il mascara. Le mie ciglia, come vedete, non sono particolarmente lunghe e soprattutto sono molto dritte, cioè tendono quasi ad andare all'ingiù. Per piegare le ciglia ovviamente potete utilizzare un piegaciglia, ma ci sono anche altri metodi, c'è anche il metodo del cucchiaino, e vi lascio qui sotto nell'info box un video che ho fatto, vi faccio vedere diversi modi per utilizzare un cucchiaio nel make up. E un modo per rendere il piegaciglia ancora più efficace è quello di scaldarlo con un phon. State attenti a non scottarvi la palpebra, quindi toccate sempre il piegaciglia per assicurarvi che sia caldo ma non troppo caldo, e poi semplicemente le piegate. E guardate già che differenza che c'è tra l'occhio destro, dove ho utilizzato il piegaciglia, e invece l'occhio sinistro, dove ci sono le ciglia diciamo al naturale. Ora passiamo al secondo step, che è opzionale, quindi se volete potete saltarlo, ma io vi consiglio di non farlo perché davvero secondo me fa la differenza. E qual è questo secondo step? È quello di applicare una base per il mascara, quindi un primer. E qui potete o utilizzare un primer, in commercio ce ne sono veramente tantissimi, io ad esempio questi due da farvi vedere, questo che è il Dior Show Maximizer 3D di Dior e invece questo che è il The Real di Benefit. Ma se non avete un primer potete anche semplicemente utilizzare una cipria in polvere. Come? Praticamente vi basterà prendere uno scovolino tipo questo, immergerlo nella cipria in polvere e poi pettinare le ciglia. In questo modo appunto la cipria si attaccherà alle ciglia e creerà una sorta di base. Quindi applico il primer sull'occhio destro. Come vedete mi sto concentrando proprio nella parte finale delle ciglia, sia per non appesantirle, in questo modo appunto non crolleranno diciamo nel corso della giornata, sia anche per volumizzarle e piegarle ulteriormente. Ok, a questo punto passiamo al terzo step, che è quello che riguarda l'applicazione vera e propria del mascara. Quindi prendo il mascara, quello che utilizzerò oggi è il Roller Lash di Benefit, e vi consiglio di applicarlo innanzitutto sulle punte, quindi anche qui partite dalla parte finale delle ciglia, applicate il mascara. Mi raccomando, un consiglio che vi do è quello di non fare mai su e giù con lo scovolino del mascara, perché in questo modo farete entrare l'aria e seccherete la formula, seccherete il prodotto. Nel frattempo vi faccio vedere com'è l'applicazione sull'altro occhio applicando il mascara, appunto come vi dicevo prima, di fretta, senza diciamo troppa cura, ecco. Applico così, e come vedete il problema è che così facendo le ciglia non si curvano e soprattutto non risultano belle lunghe. E continuo l'applicazione su quest'occhio. Praticamente il primo step, come vi dicevo, è quello di applicarlo soltanto sulle punte, e poi in un secondo momento passate all'attaccatura delle ciglia e prendete bene tutte quante le ciglia. Poi un altro consiglio per quanto riguarda l'applicazione del mascara è la tecnica del cartoncino della tessera, che probabilmente avrete già sentito. Praticamente come funziona? È una tecnica che vi permette di non sporcare la palpebra, vi basterà appunto appoggiare la tessera in questo modo, poi stendere il mascara. Vedete, in questo modo si sporcherà la tessera e non la palpebra. Quindi se di solito applicando il mascara vi si sporca la palpebra, questa è una tecnica che potete adottare. Io continuo ad applicare il mascara, faccio proprio più e più passate. Se volete, un'altra cosa che potete fare, un altro consiglio che vi posso dare, è quello di alternare due mascara. Quindi se avete due mascara che vi piacciono, magari uno vi piace perché rende le ciglia belle e folte, l'altro vi piace perché le allunga, potete utilizzare entrambi i mascara. Quindi magari fare una o due passate con un mascara e poi una o due passate con l'altro mascara. Se poi vi si incollano le ciglia, vi basterà prendere o uno scovolino per dividerle, oppure potete utilizzare lo scovolino pulito ovviamente di un vecchio mascara, di un mascara che avete finito oppure di un mascara che è scaduto. Vi basterà semplicemente lavare lo scovolino con un po' d'acqua e una spugna, e poi potete utilizzare quello scovolino per dividere tutte quante le ciglia. Un altro modo con cui potete dividere le ciglia è utilizzare una pinzetta, però io non mi trovo benissimo, preferisco utilizzare uno scovolino. Se volete vi potete aiutare anche col cartoncino a togliere i grumi. Ora lo applico anche sopra le ciglia inferiori e voilà, questo è il risultato. Come vedete c'è una grandissima differenza tra l'occhio destro e l'occhio sinistro. Ovviamente il risultato dipenderà moltissimo anche dalle vostre ciglia. Le mie ciglia
ciglia non sono particolarmente lunghe. Se invece avete delle ciglia belle, lunghe e folte, vedrete che con questi piccoli accorgimenti otterrete davvero delle ciglia pazzesche, proprio effetto ciglia finte. Io spero tantissimo questo video vi sia piaciuto, spero che i miei consigli vi siano stati utili, aspetto tutti quanti i vostri commenti qui sotto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!